che bello! Stiamo andando a quella cosa lì. Qua c'è tipo un fiume, ci sono delle bestie da Soma che lanciano i sassi, maledetti, sono miei sassi. Come al solito mi tormenta il vento. Siamo parcheggiati, ci sono le paperelle, credo là, e adesso andiamo a vedere. Vedete, qua i tedeschi hanno trovato il metodo per separare l'acqua alta dalla bassa, così vedete, non si uniranno mai. Ma che bello, le pantegane volanti, i cigni, i canguri, i sassi, le paperolle. Vedete, come potete vedere, quest'acqua è quella calma e quella lì quella incazzata. Le tengono separate, sennò litigano. Quella lì è una gabbianella, tipo. Vediamo se vola anche lui. Il potere dell'imposizione delle mani. Ma quanti uccelli ci sono qua? Neanche a casa mia è così pieno di uccelli. È incredibile. Guarda come cignano bene questi cigni. Ma che belli, c'è anche il signore che dà il cibo ai cigni, alle paperonze. Ma che belli! Sono circondato da uccelli. Splush, splush, splush. Ma che belli, anatrelli, cignelli, sborelli. Vediamo se riesco a farmi beccare o se riesco a carezzarlo. Cibo non interessa. Ok, adesso siamo nella zona VIP degli uccellini. Infatti qua ci sono i piccioni che hanno capito tutto. Vedete, qua è più calma la zona. Prima eravamo là. Qua invece c'è tipo l'isoletta ed è decorata di piccioni perché loro sono l'apex predator degli uccelli. Qua c'è un qualunque cosa sia. E qua ci sono le buche delle talpe, vedete? Le tipiche buche di talpe di Bavaria che decorano l'intero palazzo. Allora, siamo arrivati al palazzone qua davanti, vedete come vedete il pavé, e lì è tutto irretito, come tutte le altre cazzo di cose, e c'è la rete che copre antipiccione, così non devono continuamente pulirlo, infatti i tetti che non sono irretiti sono sporchissimi. Questo è lo Schloss und Park Nymphenburg e non c'è scritto niente per quanto riguarda i droni, quindi ok. Allora, questa è la mappina, noi siamo qua e noi dobbiamo andare qua e poi niente, da qua surfiamo e andiamo giù fino a qua e ritorniamo indietro. Poi qua c'è un laghetto carino che sembrerebbe, questo qua lo andrei a visitare volentieri col drone. Ho controllato, non c'è problema per filmare col drone, a parte il vento. Perché non devo fare niente per la TV, quindi no problem. Come potete vedere, anche qui il giardino è adornato di buche di talpa, tipiche sempre bavaresi. Quelle a quanto pare sono delle statue coperte, che non so, a quanto pare sono statue nude e quindi d'inverno le coprono, se no il pipo fa così e non si vede più. Come potete vedere, la statua è coperta, il pino no. Infatti, il pino è alto 1,50 m scarso. Questo è perché d'inverno il pino, come i pipi, si restringono, diventa così. Appena arriva la primavera, questo qua diventa gigante. Come potete vedere, questa è la fontana secca del parco. Questa fontana rimane sempre secca, tranne quando piove, perché ovviamente non è che possono star lì a svuotarla continuamente. E vi ricorda i periodi di siccità nella vostra vita, quando non trovate una tipa per 8 anni e mezzo, quasi 9. Come potete vedere, questo è tipo il corridoio del vento, e lo usano per gestire gli aerei quando devono decollare, li piazzano in acqua, loro affondano e poi gli passa sopra il vento e capiscono se ammarano bene o no. E lì ci sono altri cigni, che boh. Bello, bello, bello. Quella cos'è? Una serva, sembra? Impazziti, si schiantano! Qua c'è lo Schloss Café in Palmenhaus. Vedi? Qua ci sono i QR code, devi toccare, loro ti trasferiscono l'intelligenza dentro. Se vedete, questo è il famoso termometro del parco che segna 12 gradi e è famoso in tutto il mondo perché c'è la gabbietta, vedi, per non farlo rubare. Questo è stato il primo termometro del parco e quindi è famoso. Qua c'è un cartello, come potete vedere, di là c'è Pagodenburg, qua c'è Brandenburg, là c'è Magdalenenklause e Ausgangmariawarde. Vedi, questo qua è tipo una citazione ad Attack on Titan. Ci sono degli uccelli allo stato brado, vedi, questa è femmina, si vede che c'ha l'occhio da cattiveria. E c'è del cibo lì appeso.
signorina mi ha appena fornito questo bastone smangiucchiato per poter camminare da anziano, visto che mi si sta già bloccando il ginocchio e siamo appena partiti. Che gioia! Ho cambiato bastone perché quell'altro era corto e mi stava distruggendo la mano. E niente, stiamo passando qua in mezzo agli alberelli. Che belli gli alberelli. Questo è marcio palesemente quello. Come potete vedere, lì c'è una casetta, che è la casetta per fare il pit stop dopo la camminata interminabile, dove ti offrono niente perché è chiusa come tutto. E adesso voglio andare lì e fare una fotina lì sotto perché è bello. Ecco. Dai, non potete dire che è brutto, è molto instagrammabile questa zona qua. Guarda che bellina, con l'acqua, gli rametti che entrano nell'acqua, le madonne, il cielo. Bene, ho fatto qualche fotina. Sarebbe carino far volare il drone. Ma che bello, ma che bello, ma che bello. C'è l'acquetta e c'è anche una bella roccia. Questa qua la porto a casa, mia. Ma questo qua è tipo quelli che si immergono per pescare. Parli in pescatore. Vieni qua, pantegana. Guarda, sembrano delle pantegane. E non ce l'abbiamo il cibo, mi spiace, non è tutto chiuso. Ditelo ai vostri compagni tedeschi. Io questi cosi qua da piccolo ci giocavo. Facevo così, quando erano belli secchi, fai. Vabbè, questi qua non sono ancora secchi, però. Che fai tipo fu, e vengono via, tipo fu e volano. Beh, a te piace. Allora, visto che qua c'è un bello spiazzo, il vento sembra leggermente calato, faccio un giretto col drone. Bene, adesso tentiamo di far decollare il drone se parte da quell'erba lì, perché ho i miei dubbi. Ok. Ok, perfetto. Let's go! Wow, wow, wow. Wow. Ah, qua è 100 metri di altitudine. No, sono a 30, 40. Ma c'è tipo la città là in fondo, credo. Sì. Lolo. 80, 90, ma sì, tanto non c'è niente alto così tanto. Oh, allora, lì c'è dove siamo arrivati, abbiamo parcheggiato là, lì c'è il laghetto delle paperolle, lì c'è l'ingresso dei canguri, ma che bello! Questa cos'è? Questa è la città, immagino. Già. Sì. Lì c'è tipo un'antenna alla TV. Quella è la torre dell'Olympia Park. La torre dell'Olympia Park, ok, questo è un palazzo, qua ci sono altri cosi, belli, belli. Allora, andiamo a fare un giretto su sto parco, così, giusto per vedere. Ah, questo è il laghetto, ma non sembrava così verde dalla nostra... Minchia, è verde tanto. Allora, noi siamo... Dove cazzo siamo? Andiamo? Ciao drone, non lo vedo neanche sinceramente, dove cazzo è, boh. Ok, andiamo a fare un giretto sul parco. La la la. Andiamo a fare un giretto. Se arriva un'oca assassina. Cosa? Se arriva un'oca assassina ti abbatte il drone. Quello potrebbe essere pericoloso sinceramente, se mi arriva un'oca assassina e mi abbatte il drone, ma si spera non che non succeda. Questo canale è proprio un bel canale, sembra quasi Italia 1. D'altra parte c'è anche tipo un complesso di fontane. Ma tranquillo, ho già i complessi io di mio, non c'è bisogno di andare quello delle fontane. Ah, qua c'è l'altro laghetto che volevo vedere, sinceramente. E questo sembrava più bellino dalla mappa. Comunque se sto a sta quota, in teoria, le bestie di Satan dovrebbero stare un po' più lontane. Ma c'è un'altra casetta come quella lì, uguale. Che storie. Allora, con tutti questi alberi magari avrò un range di 700-800 metri, può essere? Si spera. Vabbè, il parco non è così grande. Cos'è che c'è qua? Vediamo cosa c'è qua. Zimmiamo una casetta brutta. Questo è l'altro laghetto, che dovrebbe avere delle isolette. Eccolo, infatti. C'è un po' di vento su in quota, mi sa, perché sta andando solo a 4 all'ora e sta facendo fatica. Ok, sta accelerando. Sì, c'è decisamente vento in quota. Metto in sport. Andiamo. Segnale debole.
perso segnale. Ritornato segnale. Ah, vedi, in sport va decisamente più veloce. Oh, ma c'è una pagoda. Cosa cazzo è quella roba lì? Una pagoda. Una pagoda. Goda. No, no, quelli sono solo... che è successo? Gli alberi sono la merda proprio. È quasi peggio dei palazzi. Bella sta cosa. Le altre fatte strisce sono per la sovraesposizione. Mi dice che è troppo sovraesposto e quindi non si vede una minchia. È tutto qua, è semplicemente per la post-produzione. Qua è dove dobbiamo andare in realtà, giusto? Cos'è che c'è qua in fondo? Una fontana. Segnale debole. C'è quel quadro che disturba un po' il segnale. Sicuramente gli alberi di merda. Che bello. Quindi cos'è sta roba? Sarà chiusa anche questa di fontana, ovviamente. Molto probabile. Vediamo un po'. C'è una minchia. Che bella. Sì, sono tutte imbacuccate le statue. Che bello. Ed è chiusa, proprio non esce acqua. Che gioia. Vabbè, ma il parco è questo. Quello cos'è? Un ponticello per attraversare. Ah, quello dove siamo passati prima, ok. Riesci ad andare sopra il lago? Il palazzo? Sì. Heil il palazzo. Heil l'eccellenza il palazzo. Allora, vediamo se riesco ad andarci, perché c'è un po' una rottura di cazzo. Gli alberi assorbono un casino di onde wifi, radio, quelle robe lì, quindi rompono proprio il cazzo. Ma che bellanza! Proprio bello, aspetta che mi centro un po'. Ma che bello, facciamo uno still qua del palazzo così. Bello! Facciamo così, poi estraggo le foto dal filmato, tanto filma la stessa risoluzione con le foto, quindi. Potesse andare più in alta quota, sarebbe carino, ma vabbè, contentiamoci di 100 metri. Allora, aspetta che tolgo la modalità sport, che va un po' più lentino. Questo quant'è che costava tipo 8 euro entrarci? Ho visto l'ingresso. Ma che bellanza! Qua c'è il laghetto dei cigni con l'isoletta dei pinguini piccionissimi. Che belli. Noi abbiamo parcheggiato là, infatti si vede la macchina blu. Addirittura. Qua. Lì è dove siamo passati prima, che siamo stati aggrediti dalle bestie. Ma non è vero. Ma che bellino. E quasi quasi. Vabbè, il palazzo penso che sia uguale dall'altra parte in realtà. Credo che sia simmetrico. Sì. C'è. Cazzo c'è qua? Cos'è questa cosa? La Tour Eiffel. Ah no, è una strada. La Tour. Ma magari siamo arrivati in Francia, un sacco di rente. Riesci a vedere la Frauenkirche da qui? Devi andare tipo un po' da destra. La Frauenkirche è quella dei due capezzoloni, giusto? Sì. In alto. Eccola là. Sì, eccola là. Sì, sì. Lì al centro. Allora, faccio un pochino di foto. Stoppo il filmato e poi torno indietro. Foto del davanti e foto del retro del castello. Ho fatto un po' di fotine varie. Adesso sto tornando. Cioè, mi ha dato per... Sì, sì, va bene. Allora, per il cazzo. Allora, adesso sto tornando qua. Eccoci qua. Eccoci qua. E lo so che batteria scarica, non ho per il cazzo. Aiuto. Casino. Eccolo che arriva. Lo senti? No. Io lo sento. Io ho il cappello. Ah sì, ora sì. Lì! Eh sì, c'è un vento della Madonna, poverino.
vado. Allora, facciamo una fotina. Sì, però non ci sta cagando, no? Aspetta. Sì, ho capito, basta. Allora. Ah, facciamo la fotina. L'ha fatta? Non lo so. Sì, l'ha fatta, ok. Ok. Avviciniamoci anche un pochino. Di atterrare senza stare su proprio l'erba precisa. Oppela, atterrito. Come potete vedere, quest'albero è un'enorme pipa. Quindi qua mettete il tabacco, quello che volete fumare, andate là in cima, dopo averlo acceso ovviamente, perché sennò vi tocca di nuovo scendere se vi dimenticate, e aspirate dal ramo più alto, e è una pipa. Finalmente abbiamo trovato il cibo senza glutine, il famoso mais da parco, e li appeso lì, lo lasciano qua apposta per i celiaci questo. Ok, siamo arrivati alla fine del parco praticamente, cioè in realtà continua un po' di là ma si esce. E questa è la bellissima fontana con le bellissime statue, ovviamente tutto spento, tutto coperto perché bisogna risparmiare. Non sia mai che funzioni qualcosa! Mannaggia il cazzo! Bello però. Dovrò mettere un fondale un po' più carino del fango però. Beh, c'è da dire che questa vista, a parte le buche delle talpe, non è male, dai. Quasi quasi faccio una fotina. Beh, sto filmando. Modalità filming. Take off. Ok. È sempre meglio farlo overare per un attimino per vedere se è stabile tutto quanto. Allora, facciamo così. Andiamo un attimino indietro, ci spostiamo così. E andiamo tipo a questa altezza, così si vede un po' tutto. Così, pa pa pa. Allora. Non è meglio. Cosa? Ma non si vede la cosa, se no non ci si vede tutti. Allora, ne facciamo un po'. Allora, facciamo così, abbassiamo il coso. 3, 2, 1. Facciamo un quick shot. Allora, adesso sta filmando, Ah, ok. Ci tiene. Ciao! Ci tiene in centro e si allontana. Addio! È bellino così, dai. Ok, appena finito, ritorna alla sua posizione. E possiamo anche fare un giretto attorno a noi stessi, in realtà, volendo. Bello. Pronta, partenza, via. One. E... Allora, adesso fa una spirale e gira in tondo a noi, così. Gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Con la panza. Gim! Sì, sì, fa il giro super fast. Cade addosso a qualcuno. Ok, adesso si è fermato. E dovrebbe ritornare in automatico. Siamo arrivati alla pagoda che abbiamo visto prima col drone. E che se siete su TikTok non avete visto perché non ho messo quel video perché è troppo lungo. Bella la pagoda o qualunque cosa sia. E ci sono... i pagliacci che suonano la trombetta. Niente, qua mettono reti non si vede sicuramente, ma c'è anche la rete anche lì sotto il tetto, diciamo. E non ho idea di cosa sia questa cosa. Io col cazzo che ci salgo lì. Ci sono i tizi che si limonano. Io non ho nessuno da limonare. E quindi mi attacco. C'è scritto qualcosa? Ok, non mi interessa. Bene. Possiamo partire, ho 56% di batteria, dai. Fattibile, facciamo un giretto veloce. Minchia. Ok, stabile. Pam pam pam. Andiamo a fare un giretto sul laghetto. Ho un po' paura. E mi alzo. Si vede un cazzo, c'è il sole.
Addio, addio, amici, addio. E la cacca nella cagasbura. Non avevo questa versione. Eh sì, era proprio così. Mi ricordavo diverso. Papera, no? Cosa vuoi che facciano le papere? È proprio bella sta casetta, ma che bella! C'è proprio... È vero, che bellina! Proprio bella! È la mia casetta. Proprio la tua casetta. Ci vado lì quando ho bisogno di stare da sola. Bisogna fare la cacca spura. Niente, non c'è un cock qua. Che bella immagine. Che bello il laghetto. E qua sicuramente mi fido di più a viaggiare, perché qua prende bene il segnale. C'è sto cazzo di vento che però oddio che non rende facile. Non aiuta per niente il vento, proprio niente. E dov'è adesso? Dritto davanti a noi. Sole, che bello questo sole. No, vai via un attimo sole, perché non ci vedo un'ostia. No, no. Mi sposta un po' questo cazzo di vento. Ma che bellino questo laghettino. Le paperelle. Oh, grazie. Vabbè. Tengo un po' di batteria, così almeno se dobbiamo fare qualcos'altro faccio un volo veloce. Carino sto posto però. Facciamo una foto qua. Queste sono un paio di fotine che ho fatto della pagoda, molto carine. Quest'albero è proprio bellino. Peccato che l'hanno rovinato con un sacco di cose, delle coppiette spastiche col coltello. A più D, M più M, cazzo più culo. Bulboso. È strano sto albero. Che cazzo di albero è tutto così bobboloso? È un albero. Albero alberoso. E prima siamo passati da quella parte, adesso siamo da questa e abbiamo fatto un giro così a cazzo di cane. Adesso torniamo là e andiamo a vedere un geocache. Allora, siamo qua al quasi dove eravamo all'ingresso, dove c'era il bar chiuso, tanto per cambiare. E ci sono altre scritte ovviamente sull'albero, quello lì addirittura sul mega ramo, quindi o che l'hanno scritto un sacco di anni fa e poi è cresciuto l'albero o sono dei giganti. E qua c'è scritto Natur Denkmal con un piccione disegnato sopra, quindi vuol dire quello che vuol dire. Ok, siamo dietro il bar chiuso, c'è questa cosa diroccata e dovrebbe essere dritto là il geocache, tipo 80 metri da noi. Ok, ho appena controllato, è in realtà qua, dietro questa cosa qua. Adesso vediamo, dovrebbe essere di dimensioni normali, quindi più o meno questa dimensione. Sta roba qua sembra tipo una cosa molto diroccata, però i vetri sono puliti, quindi boh. Sembra una chiesina, perché c'è un crocifisso. Comunque dovrebbe essere in questa zona. Allora, nell'indizio c'era scritto un veloce sguardo sotto il tetto. Noi guardavamo lì, ma c'è un tetto anche qui. E qua c'è qualcosa che copre. Eccola qua, trovata! Ah. Eccola qua! Yay! Che bravo! Qua ci sono i log, puoi scrivere il tuo nome, la data in cui sei arrivato. L'ultima persona che l'ha trovato è stata il 18, quindi cos'era, ieri o è oggi? Ieri. Segni il tuo nome, qua c'è un altro coso per il logbook, questo qua mi sa che sei è pieno. Finito. Sì, esatto. E la gente ci lascia dentro le cosine, tipo questo qua. C'è un dente di un qualche animale e c'è delle monetine, ci sono. Quindi se volete potete mettere dentro qualcosa. Puoi prendere qualcosa se lasci qualcosa, sì. Metti il bastone. Allora, sì, oggi è il 19. Quindi 19, 02, 22, non, 3, 4, c'è. Va che bello, così, se venite qua e lo trovate a questa pagina. Io ci lascio dentro la rosellina, la mettiamo dentro e chiudiamo. Bene, adesso noi torniamo alla macchinina e poi andiamo a fare la cagasbura al ristorante, non so dove cazzo andiamo a mangiare. Boh. Bene, abbiamo raggiunto l'uscita finalmente, le famose
buche di talpa sono sempre qua, le statue nude protette ci sono sempre, a meno che non le abbiano rubate nel frattempo e abbiano lasciato solo la roba esterna. E vi saluto, ciao.